Sensazioni positive, siamo contenti che dopo un mese e 10 giorni di lavoro iniziamo quello per cui siamo tutti quanti qui, quello per cui stiamo lavorando da diversi giorni e abbiamo voglia di iniziare col piede giusto. Ieri, ho visto le partite, tutte gare molto belle, avvincenti, insomma, campionato che, come ci siamo detti più di una volta, ha dei valori importanti, ha delle squadre molto competitive. E ieri lo ha dimostrato per l'ennesima volta, ma in questo momento il pensiero che mi accompagna è che domani toccheranno iniziare, saremo l'ultima gara che completerà la prima giornata e abbiamo voglia di farlo col piede giusto, abbiamo voglia di mettere in campo tutto quello che abbiamo per provare a portare a casa un risultato positivo. In campionato sappiamo benissimo che, l'ho detto anche ai ragazzi, i risultati sempre determinano umori e giudizi. Noi non dobbiamo farci condizionare da questo, sapendo che abbiamo la grande responsabilità di provare ad ottenerne il più possibile, però vogliamo provare a riuscirci attraverso quello in cui crediamo, quello per cui lavoriamo quotidianamente, attraverso tanto sacrificio, perché insomma, le partite di ieri hanno dimostrato che le partite sono tutte molto molto complicate. E quindi sappiamo che ci sarà bisogno in ogni momento della gara e in tutte le gare di mettere tutto quello che abbiamo per poi non avere rimpianti e poter lavorare su quello da migliorare, sulle cose da migliorare e sulle cose da proseguire. Domani non abbiamo a disposizione Sabelli e Masi che stanno recuperando gli infortuni e Moras che sarà squalificato. Ovviamente il numero della rosa è ancora più grande di tutti i ragazzi che potrebbero essere a disposizione, quindi a malincuore qualcun altro non farà parte della gara, però mi piace ripetere ai ragazzi che ovviamente da giovedì, perché da adesso sono tutte frasi un po' che lasciano il tempo che trovano, da giovedì chiunque entrerà in quello spogliatoio dovrà sapere che farà parte di un gruppo importante, avrà delle responsabilità importanti, ma con la serenità di chi sa che dando tutto si possono riuscire ad ottenere delle cose belle. Dovrà sempre essere protagonista insieme ai suoi compagni. Mikai è a disposizione e giocherà la partita. E Floro Flores è a disposizione, non inizierà la partita, ma sicuramente credo che potrà essere molto utile a gara in corso. È una delle prime cose che ho detto, che non mi piace regalare parole, tra virgolette, inutili. Mi piace tanto lavorare, lo stiamo facendo benissimo, un gruppo che mi sta dando tantissima disponibilità. Gruppo numeroso e stare qui adesso a pronunciare parole che non avrebbero senso di essere pronunciate non credo, non fa parte di me, quindi l'ho detto prima, non mi sto nascondendo né mi sto scoprendo, sto solo facendo quello in cui credo, cioè fare il massimo, so la responsabilità che ho, sappiamo come squadra che responsabilità che abbiamo perché rappresentiamo Bari che una città che ha tantissimo entusiasmo e che da tanti anni non riesce ad avere delle soddisfazioni. Questa per noi è una responsabilità, non dobbiamo farla diventare un peso, ma dobbiamo essere bravi a saperla trasformare con le nostre qualità in un qualcosa di positivo. Mi aspetto una squadra forte, organizzata, pimpante e che come noi avrà voglia di iniziare bene il campionato. Hanno fatto un'ottima partita contro una squadra di Serie A nell'ultima loro prova ufficiale. Hanno continuità di idea perché continuano a lavorare con lo stesso allenatore dell'anno scorso, anche se qualche interprete è cambiato. E so che arriverà una squadra che avrà voglia di metterci in difficoltà. Lo sappiamo, faremo di tutto per riuscire ad essere pronti e faremo di tutto per provare a superarli perché è quello che vogliamo fare.